No, sappiamo chi, diciamo che sono arrivato alla Taroni, siamo peggio tutti. È vero? Che cosa legge? Che... Signori, ora prendiamo la parola un attimo ai comitati. Vi avvicinate un attimo qua. Sì, ciao bello, bentornato, eh! Stavo crepando di freddo, mi sa che ti ha affrontato. Vai a pagare dei DRC. Però sempre no. Adesso non è passata neanche la dilazione dei mutui per il pagamento delle tasse, ha detto che la reinseriranno in un decreto sulle pubbliche amministrazioni, ma carrellate, noi aspettiamo sempre, però siamo fatti che le richieste superano i tipi tangibili sono pochissimi. Non mi rendo conto, cioè nel senso, un blocco della burocrazia, si guarda lì, il numero delle richieste è difficile agibile, c'è cioè poco da fare, poi richieste, neanche concessioni di carta, sono richieste. Chi vive nel cratere sa perfettamente le situazioni come sono. Forse chi non ce l'ha questa percezione sono le persone che sono al di fuori del cratere. Beh, è ora di smetterla con la favola che l'Emilia Romagna sia un'isola felice. Non è proprio così. Ci saranno delle isole felici, ma in questo momento... Buongiorno finalesi, grazie di essere qui anche se c'è un bel freddo in questa piccola cittadina dell'Emilia. Oggi il Movimento 5 Stelle... Diciamo che incontra i cittadini, le associazioni, i comitati che stanno lottando per la ricostruzione, una ricostruzione che fa fatica a partire. Abbiamo sentito i motivi appunto dei comitati, anche dalle forze di opposizione che ci hanno fatto capire che forse non sta andando tutto bene come ci dicono il super commissario Errani e l'assessore Muzzarelli. Ecco, noi l'abbiamo visto anche settimane fa quando 500 cittadini hanno sfilato Mirandola per il diritto alla ricostruzione, per il diritto al tetto, ad avere un contributo assicurato, a questa burocrazia che sta mettendo un muro tra i tecnici cittadini e la propria casa, i propri soldi, i propri contributi. Allora noi siamo venuti qui ad ascoltarli, a prendere le proposte e portarle a Roma. Abbiamo già fatto tanto, abbiamo chiesto appunto il 65% di detrazione fiscale anche per le zone terremotate, ci sembra veramente il minimo. La proroga sulla verifica sull'antisismica degli edifici, perché ancora non sono pronti. Abbiamo chiesto fin da questa primavera l'istituzione di una zona franca urbana nei territori dei terremotati per agevolarli fiscalmente in modo che le imprese possano ripartire. È stato concesso anche all'Aquila, ci hanno sempre detto che non era possibile questa no tax area, in realtà è possibile nel limite del de minimis dei 200.000 euro. Noi l'abbiamo proposta, hanno sempre detto no. Non è il Movimento 5 Stelle che dice sempre no, forse sono altri quelli che dicono sempre no, soprattutto quando ci dicono che i soldi non ci sono. I soldi ci sono, vengono usati per altre cose, magari per il cacciabombardiere F-35, magari vengono usate per le pensioni d'oro di persone come Amato, magari vengono usate per sommergibili. Noi pensiamo che i soldi vadano indirizzati dove c'è il bisogno. Abbiamo fatto una proposta di togliere dal patto di stabilità i finanziamenti per quanto riguarda il rischio idrogeologico e il rischio sulla prevenzione sismica. Ci sembrano veramente due cose di buon senso, dare dei fondi appunto per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e non magari per la TAV o altre opere folli come la Cispadana. Quindi noi siamo qui ad ascoltarvi, a portare le vostre proposte. Abbiamo fatto un'altra proposta per quanto riguarda, come avete già sentito, l'istituzione di uffici speciali per la ricostruzione che affianchi i nostri tecnici che stanno veramente facendo una fatica enorme a capirsi qualcosa con tutte queste ordinanze appunto che vengono emanate dal super commissario, che ogni giorno va ad autocelebrarsi appunto quando c'è l'inaugurazione di qualche edificio, ma non parla mai appunto delle cose che effettivamente qui in Emilia non vanno.